Benvenuti o bentornati cari amici, io sono Mike Shadow e oggi andremo a fumare da Toscano l'antica riserva. Vai per sigla. Eccoci, tornati cari amici, come detto in precedenza oggi andremo a fumare assieme questo Toscano, nella fattispecie l'antica riserva, come potete vedere. Andiamo ad aprire la box, che al suo interno troviamo ben due sigari interi. Andiamo a vedere più da vicino, eccolo qua, ben incellofanato. Andiamo ad aprire il cellofan, eccolo qua, tiriamo via, eccolo qua, andando vicino quella Venere di Botticelli sulla fascetta. Andiamo a tirare via la fascetta, andremo ad ammezzarlo, anche definito anche sul pacchetto, questa antica riserva pancia larga, in effetti la pancia è anche ben pronunciata, come potete vedere. Un'antica riserva che troviamo subito con un bel colore scuro, bel marrone brunito, fatto molto bene. Non trovo imperfezioni, non sono venature, quindi in questo caso qua andiamo a sentire gli aromi. Aromi di affumicatura sicuramente, data dalla fascia di Kentucky americano, e invece il ripieno, in questo caso, il ripieno è di blend Kentucky americano e Kentucky nazionale, in questo caso aromi affumicati sicuramente. Andiamo a vedere il tiraggio. Tiraggio ottimo, quindi andiamo all'accensione di questa antica riserva. Cari amici, l'antica riserva che la troviamo a un prezzo di 5,60 euro per due sigari interi, in questo caso. Un prezzo abbastanza buono. Andiamo a fare una bella accensione. Questo sigaro diciamo che ha avuto molti riscontri sia negativi che positivi nell'arco degli anni. Ultimamente l'ho rivalutato fumandone diverse scatole. Diciamo che aveva un po' perso un po' la sua fama, no? Di sigaro, diciamo, come dire, di qualità un po' scadente, adesso mi sembra ritornato un po' sui suoi passi. Vediamo in questo caso qua come sarà questa scatola che ho acquistato poco fa. Il bracciale, andiamo i primi puff. Direi sì, note decisamente affumicate prevalgono, con leggere note speziate per il momento. Come sempre, cari amici, ora vi lascio il mio time lapse e ci rivediamo dopo per le conclusioni finali. A dopo. Comunque gli anni precedenti, questa, diciamo, oggi odierna questa produzione non mi dispiace. Sicuramente non resterà mai anali come fumata, però visto anche il rapporto qualità-prezzo, un sigaro comunque che
poi con i difetti si può anche conciliare, chiaramente si sta aspettandoci grandi fumate. Allora, veniamo un po' ai tiraggi dopo la combustione, questi hanno avuto un problema, ottimo anche la cenere, compatta, un tiraggio perfetto, anche la combustione non ho dovuto fare nessuna modifica per il tempo, quindi su questo qua non posso dire niente. Per quanto riguarda invece gli aromi e i sentori, aromi sicuramente di affumicatura, di legno stagionato, sicuramente la fanno da padrona in questo anche per riserva, e poi ben poco, come forza siamo una forza bassa, siamo su 2 punti su 5, quindi una forza abbastanza bassa, ecco, quindi si può anche fumare in occasioni giornaliere, durante la mattinata si può fumare tranquillamente questo antica riserva. Poi chiaramente, come ben sapete, si può fumare anche intero, chiaramente, ma ho provato in diversi moduli per fumarlo, diciamo che la mezzato e il taglio auro è quello che consiglio di più, l'intero forse un po' stufa perché non regala grandi progressioni, grandi evoluzioni, un sigaro un po' piatto, quindi non vi consiglio, ecco, se dovete fumarlo a mezzato o auro, ecco. Potete tranquillamente fumarlo anche facendo altre cose, quindi non vi impegnerà, un sigaro spensierato, potrei dire, potremmo definirlo così, cari amici. Poi per quanto riguarda invece i difetti che ho trovato, come ho detto prima, un sigaro un po' piatto verso il finale, va a perdersi un po' scomposto, i puff non danno, non regalano grandi sensazioni, grandi aromi, quindi direi che è meglio di serlo da nella pancia, quindi durante quel periodo in cui si trova migliore, diciamo, goduria, ecco, nel fumarlo. Anche qui un po' come potete vedere sono belli ampi, sigaro, ecco, sì, anche un leggero sentore di pepe, ecco, ma più retronasale, ecco, si fa a sentire, ecco, a preferire, ma non grandi, ecco, sensazioni. Al palato comunque rimane abbastanza persistente, non fastidioso, quindi quello è anche un punto piacevole. Un sigaro comunque che, cari amici, vi consiglio di provare se avete grandi aspettative, un sigaro comunque che va provato. Sicuramente sono anche altri tipi di sigari che vi regalano migliori fumate, su questo siamo d'accordo, ma in una rotazione di sigari settimanali può anche stare, ecco, diciamo, si può entrare in una rotazione. Se non pretendete soprattutto grande forza e grandi aromi intensi, questo può essere un sigaro adatto a voi, cari amici. Come sempre, vi ringrazio per il seguito, se avete piacere lasciate un like qui sotto, commenti come sempre, che mi fanno piacere, iscriviamoci, rispondiamo, fanno piacere anche confronti, quant'altro su questo antica riserva, se avete provato, comunque se vi ricordate anche le antiche riserva che ormai purtroppo non troviamo più, che regalavano grandi fumate. Io come sempre, cari amici, vi ringrazio per il seguito e vi aspetto alla prossima con altri sigari e altri video. Un abbraccio. Un saluto da Make Shadow. Alla prossima.